Saranno 500, forse di più, i sostenitori biancorossi che domenica invaderanno il Palasport di Casalecchio per cercare di trascinare la Giorgio Tesi Group all'ennesima impresa di questa straordinaria stagione, quella di battere la Virtus Bologna sul proprio campo e tenere ancora viva la speranza di agganciare l'ultimo posto playoff. Si gioca alle 17. Pistoia, che reduce da 3 successi consecutivi, di cui 2 in trasferta, è in gran forma, mentre Bologna, una delle squadre delusione di questo campionato, è già fuori da tutti i giochi, ma farà di tutto per terminare la stagione nel migliore dei modi. È una partita che è veramente ricca di sfumature, di contenuti, di storie. È vero che noi giochiamo una partita con la posta in palio enorme, ma è anche vero che non riesco ad immaginare una squadra, parlo della Virtus Bologna, che possa, per questo, per il fatto che non ha niente in palio di importante, concederci il fianco o fare una partita morbida. Quindi ci sono tutti i motivi perché loro debbano affrontare questa partita con il coltello fra i denti. Per domenica sono previsti oltre 500 tifosi pistoiesi al seguito della tua squadra. Credo questo sia un altro successo, no? Questo è un enorme, un grandissimo successo, forse il più grande, però questa cosa mi mette un pochino di ansia, mi mette un pochino di ulteriore carico di responsabilità. Speriamo di essere all'altezza. Io dico sempre ai miei ragazzi che noi alla fine giochiamo per fare spettacolo, per creare e dare emozioni. Sarà una giornata emozionante per noi e speriamo che questa emozione riusciamo a trasformarla in forza positiva. Andando proprio invece proprio sul tema tecnico-tattico della partita, che partita dovrete fare contro questa Bologna? Sono pericolosissimi perché tanti giocatori con mani buone, possono fare punti, sono degli attaccanti fenomenali, hanno una serie di giocatori veramente con qualità enormi. Sono una squadra che ha forse poco equilibrio tra giocatori interni e giocatori esterni, cioè tendono a non avere una grossa coesione tecnica, però sono una squadra che temo dal punto di vista offensivo possono fare 100 punti con grande facilità, e l'arrivo di Giorgio Valli ha dato loro un'anima, un'identità tecnica ben precisa, quindi insomma sono una squadra che dovrà essere battuta.